Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Sì e no, nel senso che quando Salvini fa questo convegno a Firenze e cerca di mettere insieme i neonazisti di Alternative for Deutschland e Marine Le Pen e tutti questi, è un, come è stato detto, un tentativo di occuparsi più spazio sulla destra e di raccattare i voti e consenso elettorale, mentre la questione della Meloni e il patto di stabilità è una questione per il governo italiano, che deve decidere se questo patto di stabilità nuovo è nell'interesse o meno del paese, potrebbe essere anche no, da vedere, ma fa parte della politica di Meloni, che da quando è arrivato è stato di non fare euroscettico, di non essere anti-europeista, ma di abbracciare il processo europeo, ma cercare di difendere l'interesse nazionale italiano secondo le sue idee sulla non ratifica della MES, sulla ratifica del MES e poi non usarlo, le sue idee sul patto di stabilità che deve dare più flessibilità, le sue idee sul famoso PNRR, di cui mi sono occupato molto, in cui ha voluto cambiare tanti, tanti programmi e non ci siamo ancora con alcune riforme strutturali chiave. È una politica verso l'Europa, diciamo, non anti-europeista, ma fortemente nazionalista, diciamo, nel senso che non va sempre d'accordo con gli altri. Ovviamente anche il tema di immigrazione è una zona in cui il governo italiano ha fatto qualche scontro con i francesi, con gli altri, e adesso cerca di ritagliarsi il pezzo. Ma secondo me quello che sta accadendo è che Giorgio Meloni rischia di sembrare e finire come una persona più moderato e più ragionevole di Salvini, e Salvini rischia di, forse come è stato detto, mettersi con veramente gli estremisti, e non saprei se questa è una formula vincente per la politica italiana, per gli europei o meno. Mi sembra di no. Allora,